sono venuto qui nel 97, anno accademico 97-98. Allora, l'oggettivo era fare con altri un dipartimento di storia della Chiesa. No? Volevamo far capire la istituzione della Chiesa durante i secoli. Io ho potuto vedere in questi anni che ho lavorato qui nell'università come l'Università della Santa Croce si è inserito molto bene in questo panorama delle Università Pontificie di Roma. No? Noi siamo uniti tra noi, no? È una cosa molto importante. No? Dopo aver fatto i miei studi in Germania in storia e pedagogia, dopo la laurea sono venuto a Roma per studiare teologia nel studio generale dell'Opus Dei. Poi ho fatto la licenza a Pamplona, la licenza in storia della Chiesa. Allora è interessante, lì a Pamplona ho avuto delle lezioni con il grande José Orlandis, che anche per molto tempo è stato qui professore invitato. Lui e Domingo Ramos Lisson facevano lezioni su storia dei concili nella Spagna, la parte ispano-romana e la parte visigotica. E parlavano continuamente di un progetto di ricerca dei concili. In quel tempo proprio, quando io stavo per fare la tesi dottorale, cercato a Augsburg il professor Walter Brandmüller, ancora vivo, oggi è il cardinale Brandmüller qui a Roma, cercava un assistente e questi due mi dicevano: no, tu devi andare a Augsburg, fare la tesi con lui e inserirti in questo programma. Né? E questo è stato forse un momento chiave della mia vita. Né? In vista dei miei 70 anni al professor Grohe ci è venuto in mente di raccogliere dei contributi da parte di tutti quei professori, collaboratori, ricercatori che hanno lavorato con Johannes. L'idea del libro è nata a Dresda durante un convegno della Società per lo studio della ricerca dei concili nel 2021. Ci è venuta l'idea di omaggiare il professor Grohe con un libro che raccogliesse tutti i contributi, o meglio, molti contributi di tanti suoi amici, colleghi. È stato un lavoro molto, molto lungo, molto impegnativo, molto corale, perché poi ognuno di noi ha curato un aspetto un po' dell'edizione dei testi, delle revisioni. Ricordo, diciamo, accademico, sono i dialoghi che abbiamo sempre avuto quando lavoravo alla tesi di ricerca. Quindi io ogni tanto scoprivo qualcosa, avevo delle domande, quindi andavo nel suo ufficio e quei momenti di confronto erano sempre molto belli, perché era, come dire, scoprire e andare a conoscere, no? E mi aiutava molto a comprendere meglio alcune situazioni del mio progetto di ricerca. Spero che la storia della Chiesa abbia sempre un posto di onore nelle discipline della facoltà di teologia e che possano esserci tante buone tesi di dottorato come abbiamo avuto finora e che da qui vengono anche gente che si è formato qui e poi nei loro paesi trasmette quelle che noi abbiamo cercato di trasmettere.